Radio Più Roma presenta Piccolo breviario dell'anima. Osservazioni tra spiritualità, filosofia, letteratura e arte. Di e con Ugo De Vita. Con la partecipazione di Daniela Scotti, Andrea Pablo Bruno, Katia Durantini. Che cosa è il tempo? Si può dare definizione del concetto così ampio di tempo? È sempre sinonimo di durata? I giorni sono sempre più brevi, le piogge cominceranno, la mia porta spalancata ti ha atteso. Perché hai tardato tanto? Sul mio tavolo dei peperoni verdi, del sale, del pane, il vino che avevo conservato nella brocca, l'ho bevuto a metà, da solo, aspettando. Perché hai tardato tanto? Ma ecco, sui rami maturi, profondi, dei frutti carichi di miele, stavano per cadere senza essere colti. Se tu avessi tardato ancora un poco, Nazim Hikmet. Domenica saremo insieme 5-6 ore, troppo poche per parlare, abbastanza per tacere, per tenerci la mano, per guardarci negli occhi. Franz Kafka. Anche quest'oggi il termine di cui si vorrebbe dare spiegazione nel piccolo breviario dell'anima accoglie in sé molte espressioni di senso. Quale può essere passo delle scritture sacre che evochi questo sentimento? Gesù, uomo tra gli uomini, vive lo sconforto dell'abbandono al Getsemani e umanamente quella è malinconia. Si tratta di espressioni diverse. Formulare anche solo ipotesi di risposta è di grande ambizione. Mi scuso con chi ci ascolta della inevitabile genericità di certa approssimazione. Procediamo comunque nell'intenzione di offrire appunti e riflessioni che siano di aiuto a comprendere il concetto di tempo. Teologia e scienza, ma anche filosofia e letteratura, hanno nella storia del pensiero umano, dalle loro origini, tanto sul versante giudaico-cristiano quanto su quello ellenistico-pagano, profuso energie per capire se e cosa fosse il tempo, per giungere sovente alla conclusione che tempo possa essere illusione. Lo indica Davide: tu hai ridotto i miei giorni alla lunghezza di un palmo e la durata della mia vita è come niente davanti a te. Sì, ogni uomo nel suo stato migliore non è che vapore. Salmo 39, 4, 5. E poi l'apostolo Giacomo lo ribadisce alludendo alla esiguità della vita. In verità essa è un vapore che appare per un po' di tempo e poi svanisce. Giacomo 4, 14. Ma affidiamoci alla parola cui si riferisce pensiero tanto significativo. Tempo. Il sostantivo viene dal latino tempus temporis, di origine incerta. Aveva significato cronologico, a differenza di quello atmosferico, che era dato da tempestas tempestatis,
Nel 1363 fu il Villani a darne nella lingua italiana nascente significato proprio di successione di eventi che si susseguono. Dante, nel 1304, aveva usato il termine legandolo al concetto di prima e di poi. Boccaccio lo porta vicino alle azioni e nel 1348 lo rende tempo propizio o conveniente. Il vocabolo del tempo della musica entra nel nostro lessico solo nel 1922. Il tempo, in senso lato, quale misura del moto, è concetto esteso, che si lega al senso stesso della vita e poi, attraverso la fede, della nuova vita e della salvezza. Sant'Agostino ci dona, nella sua idea di presente, una metafora che è una grande lezione sul tempo presente di passato, ricordo, presente di futuro, attesa, speranza, presente di presente, ciò che si vive al momento. Capiremo dunque che il tempo è vincolato anzitutto all'umano sentire, cioè al nostro percepito. Potrebbe anche, in tal senso, definirsi intuizione e rappresentazione della modalità, secondo la quale i singoli eventi si susseguono in rapporto l'uno con l'altro, non a caso indicato quale fattore trainante dell'evoluzione delle cose, cioè il fluire del tempo o la scansione dell'eternità e della ineludibilità e persino la caducità delle vicende umane. È la differenza del tempo Cronos e del tempo Kairos, la chiave per comprendere il distinguo. Quando parliamo di tempo terminale, che ha una fine, e di tempo circolare, perenne, vi sono i cicli biologici, il succedersi del giorno e della notte, il ciclo delle stagioni, e cicli psicologici, i diversi stati della coscienza, della percezione e la stessa memoria. E poi l'idea stratificata storicamente da tradizioni e culture diverse. L'osservazione che può aiutare ad entrare nel concetto di tempo può essere riportata allo sguardo. Vedere sotto i nostri occhi il passare degli anni ci conduce infatti ad una utile riflessione. Non certo la meditazione triste e la pessima conclusione cui giungono gli epicurei, carpe diem, carpe oram, Orazio Carmina, prendi e cogli l'attimo e godi il momento che passa, sarà quel che sarà, perché il valore del tempo è proprio dato dal fatto che esso condizioni ed esprima misura della nostra vita. Giacomo Leopardi, nel dialogo del venditore di almanacchi, induce a riflettere con un sorriso sulle aspettative dell'anno che verrà. Ingenua ebbrezza di un'attesa. Ma il poeta sa quanto invece tempo sia istante infinitesimo da vivere, da costruire, buono e fecondo. Il tempo fugge o anche corre, lasciandoci a quello che ci resta da vivere, che è sempre meno. Questa non è condizione negativa, è piuttosto consapevolezza, dunque consapere che servirà con fiducia di futuro e sarà pensiero volto al bene nostro e del nostro prossimo, riempire questo tempo, il tempo di ora e il tempo che prepara il domani. Abbiamo a portata di mano solo l'attimo presente, è vero. Questo nostro modo di vivere, questo tempo in cui egemonica è la fretta che spesso porta inciampo e danno, ma il tempo ci sarà amico se sapremo renderlo nostro compagno. Il tempo segnerà e sarà scansione del nostro vivere, breve o lungo che sia, indicando capitoli di una storia di bene. Questo momento non si ferma, passa. E dopo averci offerto l'esperienza del momento successivo, ci porterà nel luogo del ricordo, tuttavia desiderosi di vivere e fare meglio. Questo può indicare la chiave. Noi tutti ci adoperiamo per guadagnare tempo senza spesso sapere cosa farne. Al mattino, al metrò, vediamo correre frotte di persone, chi in ufficio, chi al negozio, chi alle case, ma quante di loro sapranno spendere il loro tempo, il tempo risparmiato.
Si dice il tempo è danaro. Sappiamo fare dei computi esattissimi di quanto rende il tempo, quanto danaro, ma questo è riduttivo. E anche il concetto di durata, che attecchisce come un rampicante malato ai sentimenti, ciò che ha avuto il suo tempo sarebbe dunque superato. Non è questo a decidere la fine del tempo, perché il tempo non finisce. Questo abbiamo dimenticato. Su questo il cristiano deve e può lavorare, perché nulla finisce. Ma prima ancora ecco che si può cogliere uno spunto fondante di fede. Non pensare al tempo, ai giorni, a questo nostro passaggio come un qualcosa di cui si sia padroni esclusivi, ma come un dono da cui far venire a noi e ai fratelli altro dono. Avete ascoltato Piccolo Breviario dell'Anima. Osservazioni tra spiritualità, filosofia, letteratura e arte. Di e con Ugo De Vita. Hanno partecipato Daniela Scotti, Andrea Pablo Bruno, Katia Durantini,